appunto Pordenone, penso avventura perché è una delle prime grandi esperienze che ho fatto con i grandi soprattutto, perché mentre prima ero nel settore giovanile, questa è stata una mia prima grande avventura. Poi, che è una parola che collegherei a tutte e tre secondo me, boh, perché appunto cambiando ogni anno è sempre una nuova avventura. Grazie mille. La mia prima torta oggi. Però non lo so, perché sennò. Grazie a tutti. Per Verona, penso maglia o comunque passione più che altro, perché ho sentito. Anche a Pordenone questo, però passando in una grande piazza sentivi il calore diciamo, di essere dentro appunto in una grande squadra. Per quello appunto dico passione. Padova, novità, nel senso che è la prima vera e grande esperienza tra i professionisti e forse direi anche maturità, nel senso che ti fa maturare e devi maturare in questo, giocando in una categoria così importante, ecco. Allora, ovviamente ne ho viste di partite, però quelle che mi ricordo più indietro possibile, più indietro negli anni, sono quelle del Mondiale del 2006, forse anche perché sono quelle più significative per noi, per l'Italia, insomma. Però quelle sì, penso che siano quelle che mi ricordo di più da bambino. E un campione che mi ha fatto perdere la testa è Del Piero. Cioè, sono nato con Del Piero, nel senso che sono nato con quell'idea lì e, non so, mi ha fatto innamorare, ecco. E alla fine sei finito a giocare con la stessa maglia. Infatti, Che bellissimo. sia di buon auspicio. Speriamo, sì, speriamo tanto. Allora, sì, appassionato di moto, ma soprattutto appassionato di Valentino Rossi. Quindi forse la mia è un pochino sì di parte sicuro, però penso che non ci sia stato un comportamento a livello sportivo, forse da nessuna delle due parti, però è iniziato tutto, secondo me, appunto dal comportamento che ha avuto Marquez, ecco. Perché non c'entrando niente col mondiale, essendo fuori dai giochi. Secondo me, e anche secondo tante persone, non si è comportato nel giusto modo. O comunque, anche osservando tutti i tempi, tutte queste cose qua, si vedeva che lo faceva apposta a rallentare Rossi. E questo mi dispiace, devo dirlo. Beh, tra 10 anni, anche per lo sport che pratico, spero e credo comunque. Ci metterò tutto per lottare, per vedermi a livelli sempre più alti, ecco. Adesso non so dove Sì, vedermi, certo. ovviamente, però mi vedo ancora in questo ambito, in questo campo. Tra 20 anni, forse sono ancora nell'ambito calcistico, almeno lo spero, anche per tutto quello che ho dato e che spero di dare, appunto. Però magari. Sei più maturo, sei più grande, forse avrai anche una famiglia dietro. Sì, tra 20 anni sono tanti, ecco, quindi sì, più a livello familiare. Ho capito che poteva diventare un lavoro o comunque appunto una costante, come dici tu, da Pordenone in poi. Cioè passare da comunque Portogruaro, comunque settore giovanile, a una prima squadra. C'è ancora divertimento, nel senso ti rendi conto ancora di essere un ragazzo, un bambino, però quando soprattutto da Pordenone, giochi, fai bene e senti che c'è la possibilità di andare in una squadra più grande, come mi è successo per andare al Verona, appunto, è lì capisci che ok, allora ci posso essere anche io in tutto questo. Quindi lì è stato il momento in cui ho capito, ecco, che ci poteva essere poi. Senti che è cambiato, cioè dentro di te capisci che è cambiato, non dico tutto perché il divertimento c'è sempre, se no non sarebbe neanche una passione. E quindi il divertimento
è rimasto, però capisci di essere appunto di lavorare perché sei con gente più grande e sai che in tutte le situazioni devi far questo, devi far quello, quindi è lì più c'è più responsabilità rispetto a una volta.